Gentile pubblico di Spazio Tesla Channel, una buona giornata e un benvenuti ancora a tutti sui nostri canali di Spazio Tesla Channel e di Spazio Tesla pagina Facebook. Oggi abbiamo un personaggio che abbiamo conosciuto in una circostanza molto particolare, grazie, e qui lo devo dire, alla nostra sezione di Spazio Tesla Napoli, coordinata dalla dottoressa Rossella Mollo, abbiamo avuto la possibilità di conoscere un personaggio che ci ha aperto veramente una visuale incredibile. Ed è veramente con tanto piacere che io porto, assieme a Laura, che in questo momento è con noi nei nostri studi, porto a conoscenza di tutti un grande personaggio, il dottor Roberto Germano. Ciao Roberto, buona giornata. Ciao, un piacere, grazie di avermi invitato. Allora, l'incontro con Roberto è stato un incontro molto particolare perché nel suo studio, nel suo laboratorio, assieme all'amica Rita Nigrelli di Radio Sound e Scienza 24, abbiamo rivisto ancora e rincontrato un altro ricercatore molto importante che arriva in partenopeo, che quindi assieme a te porta avanti degli studi. Ma su questo di questo passaggio, prima di partire con la presentazione, lo faccio dire a Laura, perché quella fu una giornata veramente molto particolare. Sì, quando siamo andati a intervistare nel laboratorio Promete, e dove abbiamo fatto appunto questa giornata a Napoli, nelle strade di Napoli, abbiamo portato all'attenzione di tutti questo laboratorio Promete, dove fanno degli esperimenti veramente, diciamo, all'avanguardia, ma soprattutto con un occhio e una visione nel futuro. Quindi Promete, poi dopo, se ci sarà tempo, faremo un accenno con il dottor Germano, oppure rimanderemo ad una seconda puntata, però sottolineiamo che la nostra intervista fatta a Promete è sul nostro canale di Spazio Tesla Channel, e quindi la potete sicuramente andare a vedere. Quindi abbiamo scoperto un piccolo gioiello nella Napoli, un gioiello futuristico. C'era anche un piccolo grande uomo assieme a Roberto, ti ricordi? E stai parlando del professore Lia? Esatto. Quindi abbiamo avuto una giornata pregna, insomma, è stata veramente molto molto bella. Allora, io adesso a questo punto, siete d'accordo, io farei anche un piccolo escurso sulla figura di Roberto Germano, perché Roberto ha una laurea in fisica presso l'Università di Napoli Federico II e, come hai detto giustamente tu Laura, è l'amministratore unico, il fondatore della Promete, che non dimentichiamocelo è una spin-off company del CNR. Sei un autore di numerosi articoli di fisica sperimentali su riviste scientifiche a livello internazionale e soprattutto, come aveva brevemente accennato Laura, e vedrete appunto anche nel documentario che abbiamo già editato, alcuni brevetti per invenzioni industriali. Nel 2004, correggimi se sbaglio, hai vinto un premio, il premio Roberto Marrama, concorso alla ricerca di giovani talenti imprenditoriali, e ce n'è veramente bisogno in questo momento. E sei un esperto per il trasferimento tecnologico dell'albo del Ministero dello Sviluppo Economico, autore tra l'altro dei libri come Fusione Fredda nel 2003 con la prefazione del grande Giuliano Preparata e di Acqua, l'acqua elettromagnetica e le sue mirabolanti avventure, con la prefazione di un altro compianto scienziato come Emilio De Giudice. Coautore di Trasferimento Tecnologico e del manuale tascabile del trasferimento tecnologico nel 2010, sei anche membro del comitato scientifico del ICMAST, conferenza internazionale sui materiali e applicazioni per sensori e trasduttori, nonché presidente della sessione LEX di sistemi coerenti e a debole energia del comitato scientifico del simposio internazionale di Aqua Photomics, che ha sede in Giappone. Io direi, noi siamo veramente orgogliosi di conoscere queste persone, soprattutto perché portano la bandiera italiana. Roberto. Vi ringrazio, grazie di questa bellissima presentazione. L'unico particolare è che non sono più nell'albo del Ministero, perché siccome non mi chiamavano mai, allora praticamente a quel punto non ho più interagito su questa cosa, quindi diciamo ero nell'albo, poi alla fine ho detto è inutile visto che non mi chiamano. Vabbè, questo è un piccolo, diciamo, è anche un'informazione interessante comunque. Vabbè, questo allora, è
È molto bello. Allora, allora sì. Grazie anche, appunto, ricordo con grande piacere questa vostra visita in Promete, se non ricordo male, proprio un anno fa. Sì. Mi ricordo anche che faceste le riprese dal settimo piano, si vedeva lo stadio che tra poco cambierà nome, non so se avete sentito. Sì, che tra poco cambierà nome. Ecco, in questi giorni dobbiamo anche dirlo, voi a Napoli avete ricordato in maniera splendida la figura di Diego Armando Maradona, e so che tu proprio hai splendidamente i tuoi laboratori, il tuo studio di fronte allo stadio, e che proprio nella notte della notizia è stato illuminato a giorno, quindi il cuore napoletano è molto 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 vivo. Ok, allora, quindi grazie di ancora, quella è stata una bellissima visita che voi ci avete fatto, è un bellissimo video, davvero molto, molto bello. Quindi vi ringrazio ancora di avermi invitato anche per stasera. In effetti ricorre proprio un anno, era il 27-28 novembre quando eravamo l'anno scorso. È incredibile, abbiamo proprio preso la giornata giusta. Allora, noi vorremmo partire, Roberto, perché ci siamo ispirati ad un articolo che tu hai scritto che parlava del mito della caverna di Platone, e quindi ti vogliamo chiedere, insomma, individuare una via d'uscita dalla caverna. Possono esserci dei segnali dalla nuova fisica moderna per trovare una via d'uscita da questa caverna? Sì, allora, questo è un articolo che ho scritto un annetto e mezzo fa, credo, nell'ambito di un'associazione di cui sono cofondatore, insieme anche a Giulietto Chiesa, che si chiama Alterlab. Giulietto Chiesa, che purtroppo non è più tra noi dalla fine di aprile. E questa è un'associazione che appunto cerca di portare avanti un discorso di appunto alternativo anche nell'ambito della conoscenza, e quindi organizza in particolare delle serate, anche la domenica sera le chiamiamo i dopo cena di Alterlab, in cui invitiamo delle persone a discutere con noi, e poi questa è una cosa che facciamo in diretta, e poi la registrazione la rendiamo disponibile sul sito di Alterlab. E diciamo, perché parlo di caverna di Platone, perché questo è un mito, diciamo, di cui talvolta se ne parla troppo, però a me è capitato anche di sentire una cosa stranissima. Ad esempio, un amico mi raccontò che era stato da uno psichiatra, quindi diciamo una persona che è molto preparata, fondamentalmente un umanista, no? E praticamente gli fece l'esempio del mito della caverna di Platone. E lo psichiatra, in maniera incredibile, invece di prenderla appunto come metafora, la interpretò come una strana fantasia di questo mio amico. Quindi in pratica si scoprì che in realtà lui non conosceva il mito della caverna di Platone, o comunque se l'era dimenticato in qualche modo. Eppure è una cosa che, diciamo, sappiamo benissimo che dal film Matrix in poi, diciamo, ormai tutti quanti, diciamo, spesso utilizziamo questo mito, questa metafora sostanzialmente. Che forse sarebbe il caso di ricordare brevemente, appunto, per lo psichiatra di qui sopra, diciamo, qualche amico dello psichiatra, questa metafora di Platone in pratica racconta di un luogo in cui le persone sono nate e vissute fin dalla nascita in una caverna, con lo sguardo rivolto verso la parete e incatenate, e vedendo soltanto le ombre che vengono proiettate da oggetti e da altre persone su questa parete. Quindi sostanzialmente però la realtà coincide con queste ombre proiettate. Uno di questi schiavi incatenati, a un certo punto, in qualche modo strano, si libera dalle catene e riesce a uscire fuori dalla caverna. E quindi scopre che la realtà non coincide con le ombre proiettate sulla parete della caverna all'interno. Poi rientra dentro e cerca di raccontare in qualche modo questa cosa agli altri schiavi che stavano con lui e che guardavano queste proiezioni, per cui quella era la realtà. Ma non solo questi altri schiavi non riescono a capire quello che lui dice, no? In pratica non solo non gli credono, ma quasi non riescono a capire cosa lui dica, ma addirittura lo considerano pazzo, pericoloso, e cercano di ucciderlo. Allora, quindi è una cosa molto, molto drammatica e tragica, diciamo, sostanzialmente.
Adesso, perché per me questa cosa è importante? Perché, poi magari vi dirò dopo, ma sostanzialmente noi non siamo abbastanza consapevoli di quanto tutti noi, in qualche modo, abbiamo in qualche modo una percezione molto limitata della realtà. E questa è una cosa che diciamo quasi banale, perché è ovvio che noi abbiamo i nostri sensi e quindi non possiamo che avere una percezione limitata. Però spesso ci dimentichiamo che le nostre categorie di tempo, di spazio, di dimensioni, i colori, insomma, sono tutte delle cose che fanno parte della nostra esperienza, perché noi abbiamo questi sensi, abbiamo questa esperienza, ma ovviamente sono anche in questo caso una proiezione di quello che possiamo chiamare realtà. Non è altro che una proiezione. In questo è interessante. Poi si ricollegherà a qualcosa che vorrei poi dire dopo, perché in realtà, diciamo, ci sono comunque delle forze propagandistiche che tendono a piuttosto che far liberare questi schiavi, ma in qualche modo a rendere queste proiezioni sulla parete della caverna ancora più colorate, ancora più realistiche, ancora più belle, e a far credere agli schiavi che non c'è alcun dubbio che quella sia la realtà. E quindi, diciamo, c'è questa tendenza di cui poi dopo magari accenneremo. Però il discorso è questo. Quindi noi abbiamo una visione nel mondo moderno in cui, specie per un tipo di conoscenza che è derivante da quella dell'Ottocento sostanzialmente, secondo cui gli oggetti interagiscono, quindi secondo la fisica classica, interagiscono secondo degli urti. Quindi le particelle urtano fra di loro, e questo è il modo, ci sono delle forze per cui vengono attratte, vengono forze repulsive di attrazione, e questo è il modo con cui la realtà interagisce. Ma, diciamo, c'è stata una rivoluzione, che è quella della fisica quantistica, che non è stata accolta in tutta la sua portata rivoluzionaria, nel senso che in qualche modo ne sono state attenuate le conseguenze realmente rivoluzionarie. In particolare, le conseguenze rivoluzionarie della meccanica quantistica sono sicuramente il fatto che si è capito che vale la non località, e quindi questa è una cosa molto importante, che diciamo è una cosa che ormai è appurata, ci sono stati una serie di esperimenti fin dagli anni Ottanta che hanno dimostrato la non località nel mondo quantistico. Ma la cosa più importante è anche che normalmente noi abbiamo una visione della fisica quantistica secondo cui avrebbe un senso di applicabilità soltanto in ambiti molto piccoli, quindi nell'ambito del microscopico e nell'ambito delle temperature molto basse, ok? In realtà questa, diciamo, è una limitazione, non è così. E si è capito negli anni Ottanta con gli studi di Giuliano Preparata, che tra l'altro ha scritto appunto, come dicevate, la prefazione del mio libro sulla fusione fredda, e di Emilio Del Giudice, che ha scritto la postfazione al libro sulla fusione fredda e la prefazione al mio libro sull'acqua, che hanno sviluppato, insieme ad altri fisici teorici come Peppino Vitiello di Salerno ed altri, hanno sviluppato l'elettrodinamica quantistica applicata alla fisica dello stato solido. In pratica, che significa questo? Fino a prima degli anni Ottanta, questa disciplina veniva applicata soltanto alla fisica delle alte energie, quindi alla fisica delle particelle, ed era una cosa, diciamo, abbastanza molto standard dal punto di vista matematico, dal punto di vista fisico, ha dato origine a dei premi Nobel, ma nessuno aveva provato ad applicarla alla fisica dello stato solido. Quando io ero studente all'università, mi resi conto di un fatto strano. Quando si studia la fisica cosiddetta dello stato solido, quindi come nasce, come si descrive un cristallo, per esempio, succede una cosa molto interessante, che in pratica si parte da un dato di base, dove sono posizionati gli atomi. Io do per scontato che gli atomi sono posizionati in un certo reticolo cristallino, quindi in certi punti ben precisi, a distanze ben precise, dopodiché applico quella che è la meccanica quantistica, faccio le approssimazioni dei conti e mi ricavo una serie di energie, una serie di informazioni che sono utili per ottenere dei dati. Adesso però che succede? La domanda che veniva spontanea da uno studente è: ma perché quegli atomi dovrebbero stare fermi lì in quelle posizioni? Perché quei nuclei che sono carichi positivamente dovrebbero stare fermi esattamente in quelle posizioni? Quello non era un dato
ricavato dalla meccanica quantistica, ma era un dato messo lì come dato di fatto sperimentale ricavato dalla diffrattometria X, con i raggi X, ok? Quindi mancava qualcosa. Cos'è che mancava? E che poi, appunto, si è capito piano piano dagli anni 80, agli anni 90, eccetera. Mancava il fatto di prendere in considerazione che c'è un'interazione fra n particelle e il campo elettromagnetico. E questo dà origine a un fenomeno che è stato appunto studiato da Giuliano Preparata e Emilio del Giudice, che è il seguente. Se io ho un insieme di n particelle, per esempio come in un nel vapore acqueo, ok? Ho atomi molto di acqua, molto diradati nello spazio, quindi come succede nel vapore acqueo, e a un certo punto noi assistiamo, no, sperimentalmente, al fatto che a determinate temperature, volumi, pressioni, accade una transizione di fase e questo gas diventa liquido. Ma la cosa più incredibile è che questa cosa avviene spontaneamente in determinate condizioni, ma addirittura c'è un'emissione di energia, il calore latente di liquefazione. Allora, come si spiega questa cosa? Questa cosa si spiega, è stata spiegata da questi studi, nel seguente modo. Quando si ha in generale un insieme di particelle e queste particelle hanno dei livelli energetici intrinseci, no? A un certo punto, se la densità di queste particelle diventa superiore a una certa soglia e la temperatura si abbassa al di sotto di un certo livello, è energeticamente favorito, da questi calcoli di elettrodinamica quantistica esce fuori che è energeticamente favorito, il fatto che loro collassino e diventino un liquido. Quindi diciamo, si ha, e nel liquido succede una cosa interessantissima. La molecola d'acqua, in pratica, non è più la stessa. Che significa? Noi abbiamo una visione dei liquidi come se fossero un insieme di particelle caotiche, cioè sostanzialmente come se fosse semplicemente un gas più denso. Ok? Anche lì, ma perché avviene questa transizione? Chi glielo fa fare alle molecole d'acqua di accozzarsi tutti insieme, eccetera, eccetera? Ebbene, perché è energeticamente favorito, ma questo deriva dal fatto che se io considero la presenza del campo elettromagnetico, quindi considero sia la presenza del campo elettromagnetico che del campo di materia, la presenza delle particelle, a un certo punto è spontanea questa transizione. E avviene una cosa straordinaria, perché il liquido ha una struttura completamente diversa da come ce la immaginiamo. Una struttura bifasica in cui esistono dei domini di coerenza, in cui le molecole di acqua oscillano spontaneamente fra due livelli energetici, e intorno hanno una massa di molecole d'acqua caotiche. Quindi questo che significa? Significa una cosa molto importante. Significa che il liquido ha una sua dinamica interna. Non è un insieme caotico come nel caso del gas, in cui le molecole sono tutte separate. Ma quando avviene questa transizione di fase, si genera una dinamica interna, una sorta di auto-organizzazione, in cui, nel caso dell'acqua, poi si scopre che rende questo liquido enormemente sensibile, tra virgolette, alle interazioni con l'esterno. Nel caso specifico dell'acqua, quello che si vede è che, a differenza di quello che normalmente si crede, si ha una capacità di emettere elettroni, quindi di avere dei comportamenti molto interessanti, e quindi di reagire all'ambiente. Questo, diciamo, è un fatto interessante. Adesso, quello che... Prego, prego. No, Roberto, io ti sto ascoltando con... l'attenzione che può avere un bambino, ma dico la verità, davanti a un qualcosa di straordinario. E mi accorgo che, uno, ci stai portando all'interno di dell'infinitamente piccolo, con una semplicità che pochi, a mio avviso, docenti sono in grado, di ricercatori, di fare. Quindi per gli uomini della strada come noi lo stai facendo in maniera incredibile. Due, che l'acqua è veramente la fonte di vita e forse, lasciamelo dire, è uno dei componenti, degli elementi più straordinari che abbiamo nel micro e nel macrocosmo. Questo mi viene da dire. Sicuramente, sicuramente. Questo però, diciamo, non è l'argomento di oggi, quindi diciamo non mi far parlare di questo, perché altrimenti
finiamo tra 3 ore e mezza, diciamo, quindi non è il caso. Diciamo che faremo un'altra puntata. Faremo un'altra puntata. Va bene, tu, va bene. Tu ed Eli assieme vi prendiamo, vi portiamo, va ci bene. Portate tutto benissimo in questo fluido per ore e ore. Questo sicuramente, infatti, non è il caso di parlare adesso, però era giusto per far capire che in realtà quello che volevo comunicare è che la meccanica quantistica agisce, considerata nelle sue tutte le sue implicazioni più estese, agisce anche a livello macroscopico. A questo volevo arrivare. Cioè, non è vero che la meccanica quantistica ha delle implicazioni soltanto nel microcosmo, come normalmente si dice, si trova spesso in tutti i libri di divulgazione scientifica, oppure alle bassissime temperature. No, assolutamente non è vero. Le implicazioni della meccanica quantistica, se ben comprese, ci sono nella struttura di come siamo fatti noi, perché poi è inutile dire che noi sostanzialmente siamo fatti quasi totalmente d'acqua. Quindi diciamo, questi aspetti che erano stati intuiti già all'inizio della rivoluzione quantistica e poi stati abbastanza dimenticati, ripresi e riscoperti e approfonditi poi grazie agli studi appunto che abbiamo visto e ci abbiamo preparato in Milano del Giudice, in realtà ci aprono un mondo enorme, diciamo, di cose che poi devono essere approfondite da gruppi e gruppi di ricercatori, perché si tratta dei prossimi decenni di studi, insomma, in questo senso. Però quello che volevo comunicare è che non è vero che la meccanica quantistica, come spesso si dice, può funzionare soltanto alle bassissime temperature o nel microcosmo. Ok? Questo è quello che volevo comunicare. Adesso esiste anche un'altra cosa, diciamo, che in questo articolo che voi avete citato io volevo sottolineare, che è, diciamo, una sorta di metafora che si può fare, no? In qualche modo la molecola d'acqua nello stato caotico del gas ha una caratteristica: sta al suo stato di energia più basso in quelle condizioni. Ha una certa struttura, eccetera, cioè che viene studiata perfettamente, si sa tutto, e si sa, per esempio, per dirne una, che per estrarre un elettrone ci vuole una grossa quantità di energia. Che succede invece quando avviene questa spontanea transizione di fase? Le molecole d'acqua, in realtà, se io avessi un microscopio incredibilmente potente e riuscissi a guardare questa molecola, mi accorgerei che la molecola d'acqua nello stato liquido non è vero che ha le stesse caratteristiche, ma semplicemente più affollata, ok? Ha caratteristiche diverse, perché nel dominio di coerenza abbiamo una molecola d'acqua che oscilla fra due livelli energetici e ha una gran capacità di rilasciare elettroni. Quindi immaginiamo due molecole d'acqua diverse, tra virgolette, che hanno due livelli energetici diversi, però stabili. Nel caso del gas, io per rilasciare un elettrone ho bisogno di energie enormi, nel caso del liquido, per rilasciare elettroni, ho bisogno di energie piccolissime, per esempio l'infrarosso, e questo è quello di cui parleremo magari in un prossimo incontro. Però quello che voglio dire è che è come se avessimo, avvenuto alla transizione, è come se avessimo due individui, tra virgolette, diversi. E questo è un fatto interessante, perché potrebbe essere interessante a questo punto citare Marx, che diceva: non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma al contrario è il loro essere sociale che determina la loro coscienza. E quindi qui possiamo fare una transizione mentale metaforica in cui diciamo che sostanzialmente, così come nel caso delle molecole può avvenire una transizione di questo tipo, spontanea, che addirittura non ha bisogno di energia, in qualche modo è come se noi per costruire un muro non avessimo bisogno di energia dall'esterno, come sappiamo invece uno deve sudare per costruire un muro, no? Invece vediamo che improvvisamente questo muro si costruisce da solo e addirittura ci dà del calore. Così succede in realtà nel caso, per esempio, del gas che diventa liquido, no? Quindi è una cosa concettualmente, diciamo, al di fuori di quello che è il nostro modello di realtà. Eppure è quello che accade. Quindi, diciamo, questo tipo di divisioni, diciamo, non sono molto prese in considerazione dal punto di vista filosofico quando si va a parlare di scienza. Perché in effetti questo va contro quello che è l'impostazione della società moderna. L'impostazione della società moderna è quella che in qualche modo ci vuole tenere come singoli separati,
un po' come gli atomi nel gas, no? Perché un gas è molto più semplice da gestire, no? In qualche modo lo puoi utilizzare, ci puoi far andare un motore, tra virgolette, no? Ci puoi far funzionare una macchina a vapore. Ma se tu inizi ad avere qualcosa di diverso da un gas, inizia a diventare complicato, perché questa cosa è diverso di un gas, per esempio l'acqua liquida, inizia a manifestare delle sue dinamiche interne, che in qualche modo interagiscono spontaneamente con l'ambiente. E sì, è più difficile tenere a freno questo tipo di palline, diciamo, che si auto-organizzano. È molto meglio per una struttura di potere avere delle palline isolate che tu puoi decidere di lanciare a destra e a sinistra, far scontrare fra di loro quando decidi di farle scontrare, dividerle quando decidi di dividerle, mandarle in flussi, eccetera, eccetera. Mentre invece, quando inizi ad avere una dinamica interna, inizi ad avere un'auto-organizzazione. Per esempio, nell'acqua liquida, in qualche modo abbiamo visto che si generano delle strutture, e qua magari ne parleremo anche insieme a Vittorio, delle strutture che spontaneamente, grazie all'interazione con l'energia ambientale, si auto-organizzano e iniziano a diventare quasi la base delle molecole organiche. In qualche modo, quindi, una dinamica interna che poi dà origine proprio alla vita. Quindi, diciamo, quello che, diciamo, poteva essere rappresentata, per esempio, nel Rinascimento, come, o da Spinoza, come una divinità interna che si manifesta. È chiaro che le strutture di potere tutto vogliono fuorché si manifesti questa divinità interna anche a livello sociale. Allora, ecco, su questo, visto, perché tu stai facendo degli abbinamenti con delle metafore che in questo momento non sono più calzanti che mai, siccome io ti volevo fare la domanda della fisica moderna e della quantistica, ma a questo punto sono troppo solleticato e penso che voglio passare per la prossima domanda, per proprio come la terza, perché sull'aspetto tecnologico e fisico ci ritorneremo sicuramente, perché è una chiave di lettura della nuova scienza, ma tu ci dai dando il destro per proprio passare su un altro argomento che è molto legato, a mio avviso, soprattutto al momento storico che noi stiamo passando. Cosa dici, Laura? Beh, no, prendo spunto da quello che stava dicendo Roberto, proprio del fatto che effettivamente tenere le cose isolate evita questa famosa auto-organizzazione che stavi dicendo, quindi per le realtà magari di potere è molto più facile tenerci nella caverna e farci vedere le proiezioni sul muro, ovviamente. Quindi sempre nell'ambito di come fare per uscire da questa caverna, volevamo anche portare l'attenzione sempre sull'aspetto di come questa tipologia di dinamiche naturali che emergono anche attraverso, appunto, la fisica in modo semplice, come ci hai spiegato, possa avere una ripercussione sulle organizzazioni, sui gruppi di persone, cioè persone che magari sanno relazionarsi in un modo diverso e si pensa che sia soltanto un aspetto emotivo, un aspetto empatico, di bontà, d'animo, ma invece in realtà dietro c'è una dinamica vera e proprio fisica, quindi è una scienza che emerge attraverso le relazioni nei gruppi e nelle organizzazioni. Dico allora, bene? Diciamo che a volte può sembrare forzato, diciamo, applicare dei concetti da una disciplina all'altra, però dobbiamo ricordare, ad esempio, che la meccanica statistica, che è quella che poi ha spiegato l'origine delle leggi dei gas, eccetera, eccetera, quindi è una disciplina poi enorme, che è stata fondata da Ludwig Boltzmann. In realtà Ludwig Boltzmann aveva avuto l'intuizione, lui iniziò a parlare di velocità media di una particella e quindi iniziò a sviluppare la meccanica statistica, lui ebbe l'intuizione da un sociologo del suo tempo che cominciò a parlare di uomo medio. Quindi diciamo, adesso quello che capita è che a volte poi queste metafore, perché poi il nostro modo di scoprire la realtà non può che funzionare per metafore, la scienza poi, alla fine anche la scienza funziona così, le intuizioni scientifiche derivano sempre da ambiti spesso non razionali, perché le vere scoperte non sono deduttive, le vere scoperte derivano da intuizioni che vanno al di là della deduzione, altrimenti
diciamo, non si scoprirebbe mai niente di davvero nuovo, mai uscirebbero nuove visioni della realtà, nuovi paradigmi. Quindi, diciamo, quello che si potrebbe dire in questo caso è che viene spontaneo pensare che un'organizzazione, quindi in questo caso passando alle molecole agli esseri umani, può essere in grado di generare il massimo valore con il minimo sforzo, in pratica se gli elementi interagiscono tra di loro e trovano il modo di farlo in maniera tale da risuonare il più possibile, no? Cioè di cooperare in modo empatico. Quindi, per esempio, come stiamo facendo noi adesso, voi avete trovato che c'era una persona che diceva cose interessanti e l'avete intervistato. Io ho pensato che quello che fate voi è davvero molto bello, interessante come associazione, e ho detto, caspita, parliamo insieme, discutiamolo insieme. Questo è il modo che normalmente, diciamo, il modo in cui funziona, diciamo, l'atteggiamento anarchico. Anarchico nel senso proprio del termine. Quello descritto, per esempio, da Ivan Illich nel suo testo Descolarizzare la società, che è un testo che vi consiglio di leggere, in cui, appunto, lui in qualche modo descrive qualcosa che forse sta accadendo adesso. Perché sta accadendo sempre più spesso che si creano questi enclave di persone che decidono, malgrado esperti, di imparare da altri esperti in maniera spontanea, di raggrupparsi, di riunirsi anche in maniera telematica, sia per scelta che non per scelta, come sta succedendo ultimamente, di fare questa operazione. Tornando, diciamo, al discorso quindi dell'organizzazione, quindi che può succedere? Che una forma organizzativa, quindi più complessa, un po' come l'acqua dopo la causa delle classi, può scaturire spontaneamente e senza costi energetici addizionali. Tra virgolette, non c'è bisogno di miliardi di dollari di finanziamento. Anzi, potrebbe generare del valore, anche economico, se i soggetti sono opportunamente collegati da una sorta di campo, grazie al quale possano più facilmente risuonare assieme, se c'è sintonia fra di loro. Dopodiché, quello che succede è che il soggetto che parte di una certa forma, di questa nuova forma organizzativa, assume caratteristiche diverse. Quindi si generano delle dinamiche interiori, come nel caso che abbiamo visto della molecola d'acqua, rispetto a quelle che avrebbe lo stesso soggetto se facesse parte di una forma organizzativa diversa, che è un po' anche quello che diceva Karl Marx. Noi in quest'ottica abbiamo fatto, un po' più di un anno fa, un esperimento che, devo dire la verità, inizialmente non eravamo sicuri, insomma, se poteva riuscire o meno. Con Giulietto Chiesa cominciamo a pensare che era arrivato il momento, i tempi erano maturi, di andare a creare, diciamo, un gruppo di questo tipo. E quindi Giulietto cominciò a scrivere delle lettere a una serie di intellettuali, diciamo, artigiani, diciamo, in vari ambiti del sapere, della conoscenza, della realtà, giornalisti, filosofi, storici, economisti, operai, eccetera, d'Italia, che però lui aveva individuato, lui poi insieme a me e ad altri, in particolare di Alterlab, avevamo individuato come persone che avevano la caratteristica di poter far parte di un gruppo del genere che stavo iniziando a descrivere. Cioè un primo nucleo di questa tipologia. E che avessero anche il coraggio di uscire fuori dagli schemi. Gli schemi, vabbè, i più banali, destra, sinistra, insomma queste cose che ormai vengono utilizzate, come ben sappiamo, soltanto per dividere, diciamo, opportunamente le palline di qui sopra. Certo. Allora, dividete e supera, ci insegnavano i romani. Dividete e supera, esatto. Allora, quindi qual è il punto? Ci siamo, dopo queste lettere di Giulietto, eccetera, abbiamo quindi fatto un primissimo incontro, abbiamo elaborato un primo documento e fatto un primissimo incontro che si è svolto il 1 e il 2 febbraio a Roma. E diciamo, questo nostro gruppo l'abbiamo chiamato Centro di Gravità. C'è un sito web che si può andare a vedere, si chiama il cui indirizzo è centrodigravita.org, in cui abbiamo iniziato a mettere, diciamo, questo un po' di informazioni e
diciamo, l'argomento di questo primo incontro era proprio esplorare il territorio e la crisi, disegnare la mappa globale. Che significa questa cosa? E diciamo, può essere interessante accennare, perché diciamo è proprio ciò di cui stiamo parlando, e può essere forse interessante anche sapere più o meno chi siamo, e questo potete andarlo a vedere nel sito web, e diciamo ci sono dei nomi che poi vi stupiranno, insomma davvero c'è davvero di tutto. Ma la cosa più incredibile è che dopo questo incontro del 1 e 2 febbraio, in cui eravamo proprio all'inizio di quello che poi stava succedendo a Roma, in due hotel c'erano dei cinesi ammalati, si iniziò a parlare di pandemia, eccetera eccetera, e noi avevamo pensato di seguire un percorso molto lento, tranquillo, in cui avremmo discusso fra di noi, proprio allo scopo di dire ok, noi sappiamo che in qualche modo viviamo in una caverna, nel senso che non capiamo bene come si è trasformato il nostro territorio. Cioè noi siamo un po' come un gruppetto di esploratori che cerca di capire cosa è successo dopo un cataclisma. Esce dal rifugio, esce dalla porta e dice ma qui prima c'era un torrente, adesso cosa c'è? Non c'è più. Prima qui c'erano degli alberi, c'era una collina, ma non c'è più, non vedo più la collina, non c'è più. Cioè, come si fa adesso? Che dobbiamo? Quindi iniziamo ad esplorare gli intorni per cercare di capire cosa è successo al territorio, consapevoli, e questo è il punto importante, consapevoli del fatto che il territorio non è più quello che loro credevano fosse prima del cataclismo, ovvero prima di certe trasformazioni. Guarda, è molto significativo quello che tu stai dicendo. Ti dico, non ti nascondo che mi viene un po' la pelle d'oca, perché ultimamente sto facendo la congiunzione di tanti punti. Che voi abbiate elaborato pensato ed effettuato e realizzato questo progetto proprio in tempi non sospetti, ma all'inizio quasi di un momento in cui sulla soglia, infatti noi siamo rimasti molto sulla soglia. Questo è molto, ecco, questo ci stupisce tantissimo e ci rammarica tantissimo, cioè dolore anche la perdita di un grande giornalista come è un pensatore e certo. un uomo di un filosofo come Giulietto Chiesa, e in effetti questo è un segnale che va letto, a mio avviso. Sì, infatti diciamo che noi siamo, come dire, pur dopo la perdita di Giulietto, tutto il gruppo è rimasto molto coeso, anche perché appunto si è reso conto, come dicevi tu, di questa incredibile circostanza. Anche perché appunto noi un po' non credevamo di riuscire a radunare questo gruppo, più di un centinaio di persone che venivano dalle esperienze più diverse, persone che marxisti, diciamo, convintissimi, con persone di destra, e che pure hanno dialogato con piacere e sintonia. Questa è una cosa che davvero ci ha fatto un piacere, è stata un'esperienza, diciamo, incredibile, e abbiamo potuto continuare a interagire anche dopo. E, diciamo, quello che è successo è stato che abbiamo poi elaborato anche alcuni documenti a seguito dell'urgenza delle cose che stavano avvenendo. Quindi vi invito poi ad andare, insomma, sul sito web, perché c'è, diciamo, siamo stati una componente di quello che si è chiamato Piano di Salvezza Nazionale, che è stato redatto da un gruppo molto esteso di economisti, tra cui Guido Grossi è stato uno dei che fa parte anche lui del Centro di Gravità, è stato uno degli estensori, quindi è anche una componente del Centro di Gravità di cui lui fa parte, ha esteso questa. Noi sappiamo poi che queste impostazioni economiche sono arrivate anche a diversi senatori e parlamentari, quindi non, diciamo, come dire, hanno avuto anche un loro ruolo. Poi abbiamo, con un gruppo di studio che è il gruppo scuola, abbiamo elaborato un documento in cui davamo dei suggerimenti sul piano di rientro a scuola, e diciamo anche uno studio sulla scuola, sul percorso di cambiamento che è avvenuto nella scuola negli ultimi 30 anni. Poi è stato elaborato anche, abbiamo fatto in questi mesi, guarda, un lavoro che infatti non credevamo di riuscire e non neanche ci eravamo dati inizialmente come obiettivo quello di elaborare documenti, perché l'obiettivo era quello più che altro di elaborare pensiero. Però di fronte a quello che stava accadendo abbiamo detto ok,
però scriviamo anche qualcosa, assolutamente. Già quando, diciamo, in particolare uno dei documenti è stato il piano di chiarezza scientifica, che è stato stilato da medici, scienziati di varia natura, che sono compresi nel nostro gruppo, e la cui bozza iniziale è stata scritta anche da Giulietto, che cerca di fare chiarezza rispetto a ciò che è successo rispetto al Covid-19. Stato anche, troverete anche la versione in inglese sul sito web, e poi ne abbiamo fatto una seconda versione, diciamo aggiornata a novembre 2020, quindi in verità vi voglio appunto invitare ad andare a leggere questa cosa. Un altro documento, vi dico solo questo, poi passiamo a un altro discorso, è un documento che si chiama Ripristinare la verità dei fatti sul Covid-19, un dovere nei confronti della nazione. In pratica, allarmati dal crescendo di notizie, no, diciamo, del tutto sballate sulla pandemia da Covid-19, abbiamo osservato la scomparsa della verità sostanziale dei fatti dall'informazione confusa ed inquietante che arriva sia dalle istituzioni sia dalla stampa. Cosa che costituisce un grave attentato agli interessi sostanziali della nazione. E anche questo è un documento sintetico che abbiamo fatto, ovviamente è stata inviata a ADN Cronos, è stata inviata in vari ambiti ed è molto recente, questa è una cosa molto recente che pure vi invito a diciamo ad andare a visionare. Adesso non voglio dilungarmi molto su questa cosa, però no, ma è pertinente, assolutico. Laura. Sì, è pertinente, assolutamente importante. Avevo sentito accennare, forse ci avevi accennato qualcosa. Comunque questo centro di gravità.org l'avevo già sentito, forse in un'intervista fatta con Scardovelli, non so, avevo già avuto questa informazione. Sì. Diciamo ecco. Che vai. Sì, quindi infatti anche da parte nostra c'è interesse a dover far parte, giustamente era nato, come dicevi, per creare e dimostrare questa famosa coesione, questa famosa risonanza che si può creare nei gruppi, e quando c'è questa risonanza effettivamente le cose non hanno bisogno di grande sforzo per attuarsi, e quindi questo è l'importanza, ed è quello che anche Spazio Tesla da qualche anno sta cercando di fare, quindi siamo assolutamente in linea. Hai fatto benissimo a so che voi fate questa attività straordinaria, diciamo tra virgolette nel tempo libero, ma ovviamente la passione fa superare qualsiasi ostacolo, io lo so benissimo, e quindi diciamo in voi si vede questa enorme passione. Molti a volte si chiedono, ma come fate? Penso che anche voi lo chiedano, no? Ma come fate ve lo chiedete anche voi, però diciamo questo è il mistero di cui si parlava prima, cioè, però il piacere, la risonanza che crea la risonanza, ecco, bravo, ecco, mi porti su questo terreno, perché poi l'altra domanda te la voglio far fare da Laura, perché la risonanza non a caso, le cose siccome non capitano per caso. Questo ce lo ricordava Marco Cesati Cassin, che abbiamo avuto ospite diverse volte, però e quel gruppo che avete fatto voi di pensatori e di ricercatori è un segnale, il fatto stesso che ci siamo incontrati è un segnale, e sono tutti messaggi che a mio avviso vanno letti, perché fanno parte della nuova fisica anche. Non te l'abbiamo fatta la domanda della fisica moderna e della quantistica, perché ci sarebbe da aprire uno spazio solo su quello. No, più che altro dovremmo parlare un po' della caverna, diciamo. Questa è una cosa. No, tra l'altro, poi davo la parola a Laura. Quello che volevamo chiederti anche della teoria dei campi e dei grandi scienziati, tuoi colleghi che hanno avuto la lungimiranza di per primi di parlare di questa cosa, quali Preparate ed è giudice prematuramente scomparsi, però volevamo arrivare a questo punto al focus, che è quello della paura, della vincita e della paura dei tabù che ci sono ancora nell'ambito scientifico. Laura, ti lascio lo scettro su questo. Sì, no, beh, in parte Roberto ha già accennato a questa cosa, però volevo tornare un attimo al discorso che ha detto che i primi di febbraio avete avuto l'idea appunto di fare questa cosa. No, avevamo cominciato prima,
Poi il primo 2 febbraio siamo riusciti a fare questo incontro. Ovviamente avevamo cominciato prima, avevamo già elaborato un documento che ci vedeva tutti d'accordo, dopodiché ci siamo incontrati lì e abbiamo ognuno presentato, diciamo, poi diffonderemo poi una parte di questi video appena possibile, con questi interventi. Benissimo. E diciamo lì abbiamo esposto ognuno quelle che erano le urgenze, la visione rispetto al punto che è esplorare il territorio della crisi, disegnare la mappa globale. Certo, diciamo... certo. Sì, infatti, quindi il discorso che tu portavi anche sempre nell'articolo della caverna è che ci sono sempre molti tabù, sia da parte a volte degli scienziati che da parte anche dell'uomo comune. Tabù quasi come se parlare di certe cose si avesse anche un filino paura. Quindi quello che mi viene da pensare è che se così tante persone di estrazione diversa si sono comunque riunite, forse è arrivato il momento, e volevo sapere tu cosa ne pensi, per andare oltre questi tabù, cioè è arrivato il momento giusto, diciamo che siamo passati da Cronos a Kairos, cioè è arrivato il momento qualitativamente giusto per creare questa svolta, cosa ne pensi? Spero di sì, anche i tempi di difficoltà che viviamo probabilmente saranno probabilmente da ulteriore stimolo, in qualche modo, quando c'è una situazione più magmatica c'è anche la possibilità di ottenere risultati più eclatanti e la transizione può manifestarsi anche in maniera molto più positiva di quello che magari molti profeti di sventura negli ultimi tempi in qualche modo tendono a credere, a temere, no? Alla fine la transizione, se riusciamo in qualche modo a interpretarla, a guidarla, potrebbe essere davvero qualcosa di positivo, cioè che finalmente ci può portare a qualcosa di diverso rispetto a quel pantano in cui eravamo, diciamo, fino ad alcuni decenni fa e fino a qualche tempo fa. Quindi noi dobbiamo riuscire a interpretare queste difficoltà come una spinta per uscire da quel pantano. Credo che noi la vediamo allo stesso modo, noi ora, diciamo, noi tre, anche probabilmente quelli che ci seguiranno, ma ci sono molti altri che la vedono così. Sicuramente noi abbiamo avuto la riconferma anche in questo gruppo del centro di gravità, cui persone, abbiamo visto che non funziona più la divisione schematica fra destra e sinistra, molti intellettuali, molte persone si iniziano ormai a rendere conto ed avere, come diceva Giulietto, la cosa fondamentale. Queste persone che andiamo a individuare devono avere il coraggio, cioè dobbiamo scegliere tra le persone coraggiose. È inutile che, magari uno può essere anche un genio, ma se non è coraggioso non è il caso di, diciamo, di andarlo a disturbare, perché c'è bisogno di coraggio, di entusiasmo in questa cosa. Su questo lui era molto netto e aveva ragione. In pratica il coraggio, appunto, di, anche come dicevi tu, di andare contro i tabù. Adesso il problema è quel problema che mi sono posto anche io quando ho parlato nel mio intervento lì, è stato proprio molto sintetico. Noi avevamo dato il tempo di 5 minuti per ogni intervento, che è molto breve per poter andare a, diciamo, a discutere quello che è, per una persona, come dire, matura, tutto ciò che in qualche modo per lui è la cosa più importante da sottolineare. E però è stato uno sforzo che ha dato i suoi frutti, perché è servito appunto a sintonizzarsi. Allora, nel caso specifico mio, quello che ho sottolineato è la cosa seguente, cioè molte persone, anche, diciamo, come dire, che hanno studiato, hanno la convinzione che, diciamo, ciò che vada a plasmare il nostro mondo è sostanzialmente una spontanea stupidità che magari poi genera, diciamo, le cose brutte, diciamo, che noi vediamo. Quindi diciamo che le cose negative, il brutto è generato dalla stupidità. Adesso sicuramente questo ha un'importanza notevole, però diciamo molti dimenticano che ci sono poi delle forze, diciamo, di propaganda che vanno a cercare di plasmare, diciamo, la realtà. Quindi è chiaro che se io sono una persona di potere, che ho bisogno di un sacco di persone che devono lavorare per me, non ho nessun interesse a far sì che queste persone si organizzino in sindacati, no? Come è successo, diciamo, nel secolo scorso.
per dire una cosa banale che è già avvenuta, è già strasuperata, perché adesso siamo ben oltre questo tipo di schema, no? Però giusto per dire una cosa che è storicamente inoppugnabile, no? È chiaro che io non ho nessun interesse, quindi cercherò di creare confusione all'interno di queste persone, cercherò di non fargli avere tempo per studiare, non fargli avere... È una richiesta degli operai dell'Ottocento, c'è cioè un orologio di fine Ottocento che ha inciso sul bordo la seguente richiesta: 8 ore per dormire, 8 ore per lavorare, perché sappiamo bene che la tendenza era lavorare almeno 12 ore nelle fabbriche, eccetera, che è una cosa che sta tornando in qualche modo, diciamo, di moda in maniera non esplicita, e 8 ore per studiare. Cioè, l'operaio dell'Ottocento aveva la consapevolezza di voler studiare, cioè di voler avere 8 ore al giorno per studiare. Questa è una cosa davvero molto interessante e è una delle, diciamo, delle consapevolezze che si è fatto di tutto per far perdere le persone. Diciamo, in questa fabbrica, diciamo, diciamo, in cui siamo immersi, quindi dell'illusione, in cui crediamo, questa è la caverna, cioè il punto è sì. Questo. Noi ci dimentichiamo, per esempio, vi consiglio di leggere un saggio, che forse voi avrete già letto, che è quello di Roberto Quaglia, che si chiama Il fondamentalismo hollywoodista. Adesso, senza entrare nello specifico del saggio, lui all'interno di questo saggio, per esempio, nota una cosa molto interessante. Esisteva fino a qualche anno fa, adesso ha preso altre forme, una organizzazione che si chiama United States Information Agency, USIA. Adesso noi tutti quanti abbiamo sentito parlare della CIA, no? All'interno di tutti i film, i telefilm, eccetera. Ma questa USIA che cos'era? Ecco, l'USIA, che è stata attiva, sta su Wikipedia, cioè voglio dire, voi andate su Wikipedia inglese e la trovate con tutte le informazioni dettagliate, eccetera. Però la cosa che è incredibile, appunto io non ero consapevole di questo prima di leggere il saggio di Roberto Quaglia, in pratica è esistita dal 53 al 99, e in pratica che tipo di budget aveva? Aveva 10.000 persone, professionisti, full time, questo era il suo staff, distribuite su 150 nazioni, che a tempo pieno, questo è scritto su Wikipedia, 2.500 ore a settimana diffondevano praticamente propaganda in più di 70 linguaggi con un budget di più di 2 miliardi di dollari l'anno. Questo negli anni, stiamo parlando appunto negli anni tra il 53 e il 99, che poi adesso... 2 miliardi di dollari negli anni 50. Poi 10.000 persone... Cioè, non è che stiamo parlando di una cosa di... Allora, noi non siamo consapevoli che questa operazione... Ma vabbè, voglio dire, non è un fatto, anche il Vaticano c'ha Radio Maria, no? Voglio dire. Però, voglio dire, come dire, no, forse non ci rendiamo conto dell'entità di queste operazioni, no? E quindi, diciamo, tendiamo a sottovalutarle. E quindi, diciamo, come dire, non riusciamo a vedere dei flussi, no? Per esempio, a me, voi vi chiamate Spazio Tesla, no? E io non so bene perché, magari se ce lo racconti. Facciamo dire da Laura, c'è una storia. Una storia perché poi voglio dire una cosa su Tesla. Beh, allora, perché ci chiamiamo Spazio Tesla? Intanto, vabbè, Tesla è stato uno degli scienziati che aveva immaginato che nel cosmo ci fosse vita intelligente, quindi lui si era sintonizzato e aveva scoperto di ricevere dei segnali che provenivano non in una forma, diciamo, naturale, ma secondo lui c'era vita intelligente al di fuori del pianeta Terra e quindi nel cosmo. E quindi all'epoca eravamo molto affascinati da questo e quindi lui in questo lo abbiamo seguito anche per questo. Poi un'altra cosa per cui lo abbiamo seguito è perché lui, qualsiasi invenzione che facesse, metteva davanti il benessere e il fine ultimo, quello di migliorare la vita degli esseri umani. E questa cosa in noi ha risuonato tantissimo. E poi per caso, ma forse il caso non esiste,
una sera una nostra amica, venendo a cena da noi, ci ha regalato una bottiglia di grappa con sulla così la foto di Tesla, e dentro questa bottiglia c'era il quadretto con l'immagine di Tesla, che io l'ho guardato e dentro di me ho sentito come un qualcosa che sarebbe successo tramite questo personaggio. E lo dico a livello di intuizione, no? Quindi non avevo nessun motivo per pensare, dato che ho preso questa immaginetta, l'ho appesa così sul muro del salotto ed è ancora lì adesso, e da lì è partita l'idea. Quindi l'idea che ci possa essere una connessione al di là, una vibrazione che va al di là, appunto, che è cosmica, e che ci sia il fine ultimo del bene dell'essere, degli esseri umani. E questo ci ha ispirato tantissimo, ha risuonato, e quindi abbiamo detto ci chiamiamo Spazio Tesla. Ho detto bene, Presidente? Ho detto bene, Presidente? No, perché lui il Presidente, non vorrei aver detto cose... No, assolutamente. È un connubio, è un collegamento cosmico, visto che comunque tutto ciò che è cosmico e si collega poi si scarica sulla Terra, sul terreno, e da lì ci sarebbe da aprire tantissimo, anzi sarebbe bello poter fare con voi degli studi assieme, dandovi delle indicazioni, visto che voi avete dei laboratori che sono veramente eccezionali. Però questo è vero, quindi c'è stata una connessione, si è creato un campo per forza di cose, e quindi siamo andati in quella direzione praticamente. Allora, questa cosa mi ha colpito perché? Perché sostanzialmente io nasco nel gruppo di magnetismo della Federico II di Napoli, quindi nel senso ho fatto la tesi e laurea lì, eccetera. Quindi a quell'età, diciamo poco più di 20 anni, per me Tesla era l'unità di misura dell'intensità del campo magnetico. Adesso, e però mi chiedevo ancora all'inizio degli anni 90, fine, ma questo personaggio sarà stato sicuramente molto importante. Cercavo di capire, insomma. Adesso la fortuna fu che si iniziò a diffondere internet e quindi iniziai a trovare delle notizie. Però poi, dopo qualche anno, io mi chiesi, ma possibile che... Io, cioè, da ragazzino leggevo le biografie degli scienziati, di tutti quelli che hanno fatto la scienza, mi andavo a cercare sull'enciclopedia le varie voci intersecantesi fra di loro, no? Adesso si fa con internet, allora lo facevo con le enciclopedie, fino a distribuire 4, 5, 6 volumi sul salotto, tutti aperti a pagine diverse, no? Come, allora così si faceva, no? Penso che noi abbiamo un'età simile, quindi voglio dire, sì. da bambini facevamo. Sì. E dico, ma è mai possibile che Tesla? Allora mi è venuta una curiosità e ho detto, fammi andare a casa dei miei genitori, cioè io ci vado spesso, perché li vado a trovare spessissimo, loro hanno 93 anni e 90 anni in questo momento, stanno benissimo, vado lì e dico, fammi vedere questi, vediamo, forse mi era sfuggito Tesla, vado a vedere queste enciclopedie, che ovviamente erano enciclopedie degli anni 60, anni 70, e Tesla non c'era, semplicemente non c'era. Adesso, noi sappiamo adesso che Tesla, voglio dire, a parte aver dato il nome a un'unità di misura, è stato il padre della corrente alternata e di tutto ciò che ne è conseguito, centinaia di brevetti, eccetera. Usciva sulle prime pagine dei quotidiani, insomma, voglio dire, era un personaggio non solo incredibile dal punto di vista della scienza, ma era anche famosissimo a livello della conoscenza ordinaria, cioè la gente lo conosceva, usciva sui giornali, se ne parlava, se ne discuteva. Com'è possibile che poi è scomparso dalle enciclopedie degli anni 60-70 per poi ricomparire soltanto su internet alla fine degli anni 90? Ebbene, insomma, questa è una delle domande che riguardano gli argomenti tabù. Allora, quello che si nota... No, poi questo è tutto un mondo, diciamo, che si apre, però non voglio adesso andare a approfondire questo specifico argomento. È una cosa di cui, diciamo, bisognerebbe andare ad approfondire. E quindi uno degli argomenti tabù sono, per esempio, alcune biografie cancellate o deformate. Potremmo citarne altre, per esempio Wilhelm Reich,
che anche lì, se vai a vedere sulle enciclopedie, alla fine c'è sempre la notarella, sì, però poi alla fine era un po' impazzito, eccetera. Sappiamo che gli hanno distrutto le... è stato processato, gli hanno distrutto le attrezzature, gli hanno bruciato i libri, lui era fuggito dalla Germania nazista per approdare negli Stati Uniti, dove è stato chiuso in carcere, distrutte le attrezzature, bruciati i libri, ed è morto praticamente in carcere in circostanze misteriose. E questa è un'altra, diciamo, un'altra personalità di quelle che... Ma poi prima citavate, avete citato altri argomenti tabù, no? Quindi, per esempio, perché non a differenza, per esempio, una cosa interessante anche come esperimento è andare a vedere le riviste scientifiche, sia scientifiche, quelle proprio scientifiche, tipo New Scientist o altre cose, cioè, sia le riviste divulgative degli anni 60, e vedere come di alcuni di questi argomenti, che adesso sono praticamente, non se ne può parlare, sono davvero tabù, tipo quello che hai citato tu prima, quindi UFO, no? Quindi diciamo, erano discusse normalmente in queste riviste, cioè se ne parlava, c'era anzi una grossa attenzione, e c'era, era un, diciamo, un argomento, diciamo, di interesse generalizzato da parte di scienziati, astronomi, fisici, chimici, eccetera. E questo è un altro degli argomenti tabù. L'altro argomento tabù sono le cosiddette energie che vengono chiamate over unity, cioè è possibile ottenere energie che non siano il motore a vapore? È possibile? Allora, voglio dire, tutti sappiamo che Marie Curie col radio vedeva una pietra praticamente che emetteva calore, no? Allora, se ai tempi di Marie Curie lei avesse dovuto dire, ma non è possibile, com'è possibile che abbiamo un oggetto che emette continuamente calore? Abbiamo il secondo principio della termodinamica, evitiamo di dire sciocchezze. Questa l'avrebbe presa e l'avrebbe buttata, no? Invece no, l'ha studiata ed è nata la fisica nucleare, ok? Quindi voglio dire, cose apparenti, io sto dicendo una cosa proprio banale, no? Che però in qualche modo nelle menti sono, uno è stato, diciamo, addestrato a scollegare questi concetti di base molto semplici, molto, molto banali, no? Un'altra, Nikola Tesla, avete detto un'altra cosa interessante. Lui tra l'altro aveva la caratteristica, che lui descrive ampiamente nella sua autobiografia, di visualizzare, no, la sua invenzione e poi di realizzarla. Ebbene, in questo ambito, diciamo, la cosiddetta conoscenza diretta, no? La conoscenza, diciamo, che non è deduttiva, è un po' quello che descrivono tutti i creativi, tutti gli scienziati, tutti i matematici dicono che hanno visto nella loro mente qualcosa e poi dopo si sono messi in carta, penna, matita, o nel caso di Tesla direttamente con, diciamo, la macchina per fare i pezzi, senza neanche passare per la carta, forse, da quello che diceva lui, e realizzavano la cosa. È sempre, praticamente è sempre così. Questo è un altro tabù. Possibile che debba essere un tabù, visto che tutti gli scienziati lo raccontano, tutti i matematici lo raccontano? Altri tabù sono quelli legati, per esempio, all'archeologia, alla paleontologia e paleoantropologia cosiddetta preistorica. Cioè il fatto che adesso si sta capendo, diciamo in maniera abbastanza ormai lo sanno praticamente anche le pietre, che le civiltà umane hanno le loro radici ovviamente prima dei Sumeri, perché i Sumeri non possono essere nati di punto in bianco, no? Quindi anche questo sembra un tabù di cui non si possa discutere. E vabbè, ma vi sto dicendo delle cose ormai diventate quasi banali. Ci sono dei ricercatori, abbiamo avuto modo di conoscerne diversi, mi viene da pensare ad esempio, la possiamo citare perché tanto è stata anche nostra ospite, la dottoressa Silvia Motta, che è dell'Università di Brera, dell'Osservatorio di Brera, che si sta occupando della paleoastronautica. Quindi c'è un nuovo modo di riscrivere tutto. Forse siamo veramente, quella la domanda appunto che ti abbiamo fatto, siamo veramente arrivati al momento della svolta, in questo caso strano, epocale, dove sta capitando? Forse sì. L'inizio, siamo all'inizio. Vi dico solo un'ultima esperienza, e poi magari credo che dobbiamo chiudere perché il tempo... Siamo in chiusura, sì. Un'ultima esperienza, mi capitò, anche questo è un altro indizio di come sia davvero condizionata in maniera diversa, per esempio, il blocco cosiddetto occidentale rispetto al blocco orientale.
Allora, non solo a me capitò a metà degli anni 90 di andare a un convegno che riguardava i materiali magnetici in Romania e vedere degli studi che riguardavano il biomagnetismo, no? Adesso, diciamo, tutti sanno che il magnetismo ha influenza a livello biologico, che i sistemi biologici manifestano dei comportamenti magnetici, eccetera. A me, all'epoca, per me, vabbè, io sicuramente ero giovane, quindi. Però, diciamo, questa cosa mi lasciò stupefatto che lì ci fossero tanti ricercatori in Romania che erano interessati a quest'ambito. Poi scoprì che di queste cose si parlava fin dagli anni 50, attenzione. E però, diciamo, in Italia, adesso, ancora adesso, se parli di biofisica, spesso la biofisica coincide con l'effetto delle radiazioni ionizzanti sui sistemi biologici, che è una cosa assurda perché. Mi è capitato anche un'altra cosa, sempre in Romania. Cioè, mi aveva incuriosito all'epoca uno studio che veniva fatto sulle connessioni, possibili connessioni sperimentali riguardo ad effetti molto eclatanti tra magnetismo e gravità. Ne erano stati fatti alcuni esperimenti con dei dischi superconduttori, sempre negli anni 90, che mi avevano incuriosito, perché normalmente, diciamo, dagli studi classici emergerebbe che c'è un accoppiamento molto basso tra campo gravitazionale e il magnetismo, che quindi il cosiddetto gravimagnetismo, gravitomagnetismo, sia qualcosa, un effetto veramente piccolo che non potrebbe avere degli effetti soltanto a livello, diciamo, stellare, a livello di grosse masse, eccetera. Invece degli esperimenti, diciamo, di fisica dello stato solido legati a dei superconduttori sembravano mostrare il contrario. Allora, mi ricordo che stavo andando in Romania e incontrai un professore di fisica di Napoli, superconduttivista. E gli chiesi: guarda, ma tu hai sentito questi studi sperimentali? Che ne pensi? Eccetera. E lui, diciamo, mostrò l'entusiasmo di una inferiore a quello di una lumaca a cui viene detto che forse sta per piovigginare. No? Probabilmente una lumaca a cui gli si dice questo, probabilmente si entusiasma di più perché per vari motivi, no? Perché giustamente. Praticamente è come se gli avessi detto: arrivo, no, ma la cosa interessante è quest'altra, che arrivo in Romania, nella città di Iași, la capitale culturale della Romania, e andiamo, mi capita di andare in un bar. Incontro casualmente un collega di mia moglie, fisico, anche mia moglie è fisica, e praticamente: ah, ciao, come stai? Eccetera, eccetera, di che ti stai occupando? Cosa incredibile, guarda, fu un caso straordinario. Lui stava elaborando una teoria per contestualizzare quelle esperienze sperimentali che stavano facendo sulle connessioni tra gravità e magnetismo in laboratorio. Quindi approccio, quindi nella stessa giornata mi capitò questa. Quindi, diciamo, questo fa anche vedere come, diciamo, un mondo che è rimasto separato dall'altro per decenni abbia anche avuto condizionamenti diversi. Assolutamente non sto dicendo che non abbia avuto condizionamenti, però ne ha avuti di diversi. E questa cosa si è evidenziata anche in questa esperienza molto, molto semplice che all'epoca mi è accaduta, che volevo condividere con voi perché è come dire, divertente, insomma. Grazie. Grazie. Laura, Bene. siamo andati in chiusura, tra l'altro sono arrivati anche i saluti nel frattempo della nostra referente di Spazio Test da Napoli, Rossella Mollo, che ti saluta in maniera Grazie. calorosa, Altrettanto. e speriamo vivamente che nella vostra bellissima città anche lì non prosegua quello che sta accadendo in tutto il mondo e che disgraziatamente qua al nord ha fatto dei grossi danni, quindi ci auguriamo veramente che quantomeno vi si risparmi e che sia, diciamo, io oso pensare questo, un po' anche Napoli, un po' la miccia culturale per dare la svolta a questo nuovo modo a questo nuovo mondo, quindi all'ingresso del nuovo mondo. Laura. Sì, beh, a me piaceva molto, ma ormai non abbiamo più tempo, ma mi sembra che forse una seconda puntata sarebbe quasi da prevedere. Io che seguo sempre Assolutamente. anche, ecco, seguo sempre anche delle cose che posti, hai postato più volte la fotografia dove c'era questa frase, no? Che la prossima battaglia non sarà più in un campo, ma sarà nella mente delle persone.
Ed è una citazione, adesso non mi ricordo la persona che ha appunto da sì, è un medico. Bravo. Sì, diciamo, questa è una cosa che per me è fondamentale ed era, diciamo, una cosa fondamentale anche per Giulietto Chiesa. Tant'è vero che noi nel 2014, come sapete, abbiamo fondato Pandora TV e che adesso da agosto si è evoluta e transita in Casa del Sole TV. Per noi, cioè, come dire, è fondamentale il problema della conoscenza e la consapevolezza dell'informazione. Che noi siamo immersi in un brodo di rumore di fondo, in un caos di rumore di fondo, più la propaganda. Mettendo insieme queste cose, le informazioni davvero utili, quelle che davvero sono utili per il nostro benessere e per la nostra sintonia, finiscono per scomparire in maniera non del tutto casuale, purtroppo. Dobbiamo essere consapevoli di questa cosa. E quindi, diciamo, Giulietto Chiesa era uno dei pochi che era del tutto consapevole che il problema della conoscenza è ciò che non sappiamo di non sapere. Quindi, diciamo, per arrivare a capire ciò che non sappiamo di non sapere, è un problema epistemologico fondamentale, così funziona la scienza e la conoscenza, dobbiamo avere la mente apertissima e interagire tra persone in sintonia che hanno questo stesso approccio, che vogliono capire, vogliono comprendere, vogliono stare bene, vogliono vivere. Bene, grazie, quindi grazie. La prossima battaglia, tra virgolette, dobbiamo farla nella nostra mente, quindi spero che questo messaggio, anch'io te l'ho rubata quella frase, la posto sempre anch'io e mi auguro... Ma, infatti Giulietto diceva spesso, un'altra citazione di Giulietto che mi manca molto, lui diceva spesso, stiamo attenti, noi siamo stati tutti formattati, ma... non soltanto alcuni, non è che alcuni hanno, ma tutti siamo stati in qualche modo formattati e dobbiamo riuscire a riformare questa nostra mente, riaprirci alla conoscenza. Dobbiamo deprogrammarci, va bene, ok? grazie tantissimo grazie e spero voi, veramente... Grazie. Spero veramente, sento anche Alberto, comunque spero veramente sì. Di riuscire a fissare un secondo incontro con te. Che sarà ben accetto e anche desiderato dai nostri followers. Assolutissimamente, perché c'erano già arrivate anche delle domande per Roberto, magari ce ne sono due o tre che girano, gliele gireremo per poi dopo poter dare una risposta anche ai nostri follower. A questo punto ringraziamo tantissimo dottor Roberto Germano di Promete, che consideriamo un amico, un grande ricercatore impegnato per il benessere dell'umanità. Noi ci vogliamo credere e sull'acqua faremo sicuramente una puntata, come sicuramente ne faremo anche una sugli studi della luce, sui fotoni, che abbiamo visto degli esperimenti nei tuoi laboratori veramente molto molto importanti. Grazie. Grazie, sempre a disposizione, grazie a voi. Ciao grazie. A tutti. Ciao a tutti e arrivederci presto sui nostri canali di Spazio Tesla Channel e la pagina Facebook di Spazio Tesla. Arrivederci presto.